Buonasera e benvenuti alla trasmissione Comunità. Presso il Circolo di Pola è stata inaugurata una mostra speciale intitolata La nostra scuola attraverso l'insigne figura di Giuseppina Martinuzzi. Ritorna l'estate magica di Umago in tutto il suo splendore, con un vasto programma di intrattenimento, cultura e musica in varie località della città. La mostra è stata realizzata dagli alunni dall'omonima scuola elementare con il prezioso supporto dei loro insegnanti. Un progetto ambizioso nato per omaggiare i 180 anni dalla nascita di Giuseppina Martinuzzi, che ha visto i bambini impegnati nella scoperta e nella rappresentazione della vita di questa figura storica di grande rilievo. Abbiamo pensato di dedicare tutto questo progetto a lei e la nostra scuola attraverso l'insigne figura di Giuseppina Martinuzzi, che è stata insegnante, educatrice, pedagoga, scrittrice, poetessa e donna politica di quel tempo. Tutte le insegnanti delle classi inferiori hanno partecipato al progetto con tutti gli alunni dalla prima alla quarta. Qua possiamo vedere i cenni storici della nostra scuola dall'apertura nel dopoguerra fino ad oggi, con articoli giornalistici che abbiamo tirato fuori dal nostro archivio, con interviste fatte a insegnanti e a direttori che hanno lavorato prima di noi, le classi quarta B e prima B sono andate alla periferica di Gallesano perché la Giuseppina Martinuzzi ha lavorato alla periferica di Gallesano. Abbiamo visto come si lavorava una volta, qual è la differenza tra la scuola di 150 anni fa e quella di oggi. Abbiamo costruito un modellino in 3D con le classi terze, abbiamo fatto spettacoli, filmati, disegni e di tutto, insomma, quello che potete vedere, che potrete vedere stasera. La mostra cosa ci racconta? La mostra ci racconta della vita e dell'opera di Giuseppina Martinuzzi, della nostra scuola, di quello che facciamo noi. E i bambini veramente hanno lavorato tutto il secondo semestre, siamo stati al museo di Albona, abbiamo scavato negli archivi, abbiamo fatto di tutto, ecco, se si segue la linea del tempo qua della mostra si può scoprire un po' di tutto. Cosa avete trovato di interessante? C'erano tante cose interessanti, la cosa che è piaciuta di più forse agli alunni è stata la pagella di Giuseppina Martinuzzi che abbiamo trovato al museo di Albona. La pagella non aveva dei voti proprio ottimi e c'era un sufficiente di calligrafia. I bambini al momento sono rimasti un po' scioccati, hanno detto ma come Giuseppina Martinuzzi che aveva 3, solo l'italiano un 5 e questo 2 di calligrafia. Poi in effetti hanno visto che la calligrafia della Martinuzzi era perfettissima. Era che la scuola era più severa a quel tempo e oggi siamo abituati forse ad avere tutti ottimo, a essere perfetti in tutti, che è impossibile. Giuseppina ha cominciato a scrivere poesie già a 12 anni e ne ha scritte tantissime, ha scritto tantissimi saggi politici, ha combattuto per i diritti dei lavoratori, dei bambini che a quel tempo lavoravano perché già 10-12 anni finivano a lavorare in miniere nelle fabbriche. È quello che è molto all'avanguardia per quel tempo, ha combattuto per i diritti delle donne,
perché le donne venissero pagate alla pari come gli uomini, perché avessero gli stessi diritti di voto al tribunale, eccetera, che forse ancora oggi non siamo riusciti ad avere tutto quanto. Comunque era veramente all'avanguardia per quel tempo. I bambini con grande entusiasmo hanno realizzato disegni e piccoli manufatti raccontando attraverso i loro occhi la vita e le opere di Giuseppina Martinuzzi. Era una pioniera nella parte didattica, perché il manuale mnemonico che ha scritto, sia per i suoi colleghi che anche poi per gli allievi, è stata una cosa rivoluzionaria per quel tempo. Sarebbero le mappe mentali che noi usiamo oggi. Lei è stata la prima ad avere un approccio del genere. Mi dispiace che noi non siamo riusciti a prenderlo dal museo per far vedere veramente come aveva strutturato tutte le tematiche e come aveva analizzato bene tutti i temi, veramente da utilizzare anche oggi. Maestra, ma anche poetessa e politica. Giuseppina Martinuzzi, un esempio di impegno e dedizione, un modello da seguire. So che era un'insegnante, una poetessa e una politica. Ed era brava? Sì. La mostra non è l'unica sorpresa. Gli alunni e gli insegnanti con passione e talento hanno riportato in vita le vicende di Giuseppina Martinuzzi, emozionando il pubblico presente. Lo spettacolino, allora, abbiamo fatto un potpourri del coro, balletti, recite, partecipano alla recita le classi superiori e le classi inferiori. Partecipiamo anche noi insegnanti, che ci siamo messe quest'anno nei panni di attrici e ci siamo messe a recitare per divertire un po' i bambini anche. Io faccio la fatina, poi c'è il lupo, c'è Cappuccetto Rosso, vedrete, una sorpresa. E poi i ragazzi delle quarte, siccome il prossimo anno passano in quinta, hanno voluto fare dei balletti e delle recite, così da soli, si sono organizzati da soli, ecco. Ed ecco a voi lo spettacolino. Prende il nome di Giuseppina Martinuzzi. Chi era? Che ha fatto di importante? Per cosa ha lottato? Oggi avrete la possibilità di scoprirlo, ma per farlo dobbiamo fare un passo indietro e partire dall'inizio. Durante una giornata come molte altre, ad Albona, una famiglia borghese stava facendo colazione. Era la famiglia Martinuzzi. Tutti erano rilassati mentre mangiavano. Tutti, tranne Giuseppina. Giuseppina aveva qualcosa di importante da dire e aveva speso tanto tempo per prepararsi per questo momento. Era nervosa e stava ripetendo tutto il suo discorso in sé. La sua gamba destra si stava muovendo velocemente come se stesse tremando. Fece un gran respiro e decise di cominciare il discorso. Stava portando una notizia che avrebbe diviso la famiglia in due. Famiglia, cari, scusate se interrompo la colazione, ma è da tanto che ci penso e vorrei condividere con voi alcune mie idee. Aspetta, Giuseppina, facci finire la colazione. No, dai, lasciala parlare. Mangiamo con la bocca amica e con le orecchie. Va bene, sentiamo, sperando sempre che non sia una delle tue solite idee bislacche. Io ti ascolto, ma sbrigati che devo andare a lavoro. Ecco, è proprio di lavoro che vi volevo parlare. Ho trascorso tanto tempo pensando alla mia vita, alla società e con quel lavoro potrei aiutarla a progredire. Guarda, Giuseppina. Lavoro. Lavoro? Tu! Ma di che cosa stai parlando? Tu sei una donna, devi rimanere a casa, cucinare, pulire, occuparti della faccenda domestica, devi avere una famiglia e prenderti cura di essa. Il lavoro non rientra nelle tue mansioni. Giuseppina, sai che io ti supporto pienamente in tutto di solito, ma guarda, nostra madre ha più ragione. Se tutte le donne si mettessero a lavorare, chi si prenderebbe cura della famiglia e terrebbe su casa? Cioè, se nostra madre avesse lavorato, che cosa avremmo fatto noi? Comunque, di che lavoro stavi parlando? Cosa intendevi fare? Voglio diventare un insegnante, voglio istruire i figli del popolo. Voglio che anch'essi, tutti, possano unirsi alla comunità e farne parte. Non solo noi ricchi, noi borghesi, noi pochi prescelti. Ma che tipo di pensieri ti stanno passando per la testa? Guarda, Giuseppina, io penso che questa non sia una buona idea. Lavorare è difficile.
Alcuni lavori è risaputo, sono da uomo. E tu sei una donna? Non possiamo. Tu c'entra? Ma che c'entra, scusatemi. Non ho mai capito perché le donne dovrebbero avere diritti minori. Secondo voi è giusto? Beh, no, ma perché rovinare la tua vita inutilmente? Mettersi tutti contro e mettersi contro tutti. A casa hai tutto ciò che desideri, ancora di più. Ascolta, Giuseppina, il mondo ha sempre funzionato così. Noi non possiamo cambiarlo, non è il momento. Non possiamo cambiarlo, non abbiamo mai provato a cambiarlo. Perché io voglio provare, voglio iniziare a combattere per i nostri diritti, senza rinunciare. Non vi chiedo molto, vorrei semplicemente che mi sosteniate e che crediate in me. E che vi rendiate conto che anche un rozzo manuale può demolire l'edificio, ma soltanto l'istruito, intelligente architetto saprà da tutte quelle rovine ricostruirne un altro migliore. Questo è progresso, io voglio progresso, voglio che il mondo migliori e che tutti possano costruirlo, tutti. Io ti capisco, Giuseppina, capisco pienamente i tuoi pensieri, sono desideri nobili, ma pensa agli altri, pensa a noi, che diranno gli altri della nostra famiglia? Sparleranno, ci giudicheranno, non pensi a me, guarda che io voglio sposarmi e mettere su famiglia, non pensi a tua sorella e alle conseguenze dei tuoi piani. Sorella cara, io lotto per i diritti di tutti, voglio lottare tanto per i diritti dei poveri quanto per quelli delle donne e dei tuoi. I problemi che ti sei immaginato tu ora non dovrebbero neppure esistere. Le donne non devono e non dovevano essere state trattate nel modo come lo erano e come continuano ad esserlo. Non siamo mica delle serve. Forse non ci riuscirò, perché il progresso sì, una legge naturale, ma da troppo tempo non c'è progresso civile. Io ci proverò. Se vinceremo, vedremo tutto. In caso contrario, non cambierà nulla, ma almeno saprò che ho tentato. Guardate, io penso che Giuseppina abbia ragione. Se lei decide di essere un insegnante e di combattere per i diritti delle donne, avrà il mio sostegno. Ma Giuseppina, non aspettate miracoli, sarà molto difficile. Giuseppina, anch'io sono con te e sappi, credo in te. Madre, voi e le vostre idee liberali. Giuseppina si sedette e si sentì più tranquilla di prima. Si era tolta quel peso che la stava tormentando da troppo tempo. Aveva vinto la sua prima battaglia, ma questa non fu sicuramente l'ultima e neanche la più ardua della sua carriera. Ce ne sarebbero state tante altre ancora. Come previsto, Giuseppina divenne un'insegnante. Combatté per i diritti delle donne, dei poveri e dei meno agiati e lo fece fino all'ultimo con tutte le sue forze. Lavorò presso la scuola di Gallesano, successivamente si trasferì a Trieste e a Venezia, dove scrisse la poesia Rondinella, e a Fiume. E negli ultimi anni della sua vita tornò nella città natale che aveva sempre amato, Albona. Lottò per il progresso e i diritti di tutti per tutta la vita. Un altro applauso ai nostri attori delle seste, settime ed ottave classi. Bravi. Ed ora che siamo scaldati, possiamo anche rilassarci e muoverci un po' al ritmo della canzone Sweet Child of Mine, che accompagnerà il balletto degli alunni della quarta B. Thank you.
Strumento educativo. Permette ai ragazzi di esprimersi, di apprendere in modo creativo, dicono gli insegnanti, sottolineando che gli alunni, grazie a questo progetto, hanno appreso insegnamenti più importanti della Giuseppina Martinuzzi. L'uguaglianza, la fratellanza, la collaborazione tra popoli che si trovano su questo territorio istriano e poi quello che è piaciuto tantissimo ai bambini è che dell'uomo è legge, libertà e amore. Yeah.
programma recentemente presentato al pubblico è stato organizzato dall'associazione Festum in collaborazione con la città di Umago, l'ente per il turismo e dell'UPT di Trieste. L'estate magica di Umago offre due sottoprogrammi. Il programma Umago Estate sarà l'insegna dello spettacolo, della cultura e del cinema estivo ed avrà inizio ufficialmente il 2 luglio, mentre l'Umago Classica sarà dedicata a tutti gli amanti della musica classica. Umago Summer presenta al pubblico e speriamo ai numerosi visitatori un programma variegato che comprende concerti, balletti, mostre personali nel nostro centro multimediale, spettacoli per tutte le età e che, come ho detto, inizia il 2 luglio appunto con uno spettacolo di danza che prevede l'esibizione di tutte le nostre associazioni e si chiama Umago Balla. Poi passiamo direttamente ai concerti, quando Umago si esibiranno grandi gruppi sia nei mesi di luglio che nel mese di agosto. Iniziamo il 5 di luglio con Jelko Bebek, per poi andare avanti con i Rewind, quindi un tributo a Vasco Rossi. Ci saranno tantissimi concerti anche in piazza Primo Maggio, che vedranno vari generi, vari stili. In agosto invece ospiteremo il 17 il grande cantante croato Jole e il 31 agosto invece ci sarà il concerto di Luka Nižetić nell'ambito di quello che è la Notte Umaghese, che rappresenta un po' la conclusione della stagione estiva e un grande grazie a tutti coloro che renderanno anche questa stagione davvero grande e impeccabile. Grazie al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con la comunità degli italiani Fulvio Tomizzo di Umago, come è stato già annunciato il 31 luglio, Umago ospiterà la famosa cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana Cristina D'Avena. Posso ancora aggiungere che ci saranno due bellissime mostre nel nostro centro multimediale, Francesca Martinelli a luglio e Branko Kolarić nel mese di agosto, per poi praticamente presentare al pubblico altre manifestazioni come può essere il Latino Night, piuttosto che l'esibizione della nostra orchestra Fiati sia in uno che nell'altro mese, quindi davvero un programma variegato che offre un ampio ventaglio di manifestazioni per tutti i gusti. L'Umago Classica invece porta in scena gli artisti rinomati del mondo della musica classica. Tajana Vukelić-Page, Sergeant Page, Katia Markotić e Alejandro Cordova, il duo Simplesmente e la concittadina Lara Makovac riempiranno con la loro incredibile voce lo spazio della chiesa parrocchiale. L'estate magica di Umago offrirà così agli umaghesi e ai numerosi turisti un ricco programma di intrattenimento, ma anche gastronomico durante i caldi mesi estivi. Cari amici telespettatori, purtroppo siamo giunti alla fine di un'altra puntata della Comunità. Vi diamo appuntamento sabato prossimo alla stessa ora. Grazie e buon proseguimento di serata.